A Massà, fra due giornate dedicate alla parità di genere con gli studenti del comprensivo De Amicis Manzoni, su iniziativa dell'associazione SHA, presieduta da Annalisa Turi. Prima un convegno con le esperienze delle donne a partire dalla Fondazione Marisa Bellisario e poi rappresentanti delle associazioni Surfers, Puglia Woman Lead, il forum delle giornaliste del Mediterraneo, l'impresa sociale Made in Carcere. Il giorno successivo, invece, un laboratorio artistico con cartapesta, ceramica, fotografia e stampa 3D. Realizzeranno infatti delle opere che hanno ad oggetto appunto la parità di genere, proprio per capire come questa nuova generazione guarda questo concetto e come possono realizzarlo in opere artistiche. L'arte e la parità di genere. Mettere insieme questi due temi non è cosa semplice, ma un grande complimento va all'associazione SHA per aver intercettato un finanziamento della Presidenza della Regione Puglia per consentire a tanti ragazzi questa mattina nel centro polivalente anziani di ragionare, riflettere su queste tematiche della parità di genere, in particolare in questo momento, divertendosi.